Adesso si riparte da un risultato importante, significativo, però questo non deve rilassarvi, servirà un'altra partita di grande concentrazione e di concretezza. Sì, dopo prima partita contro Ljubljana, anche contro Taranto, alziamo il nostro livello come sempre, però non finito niente, no? C'è avanti quattro partite molto importanti per noi, anche per andare avanti in europeo e anche per classificare, finire per secondi in classifica. È un momento decisivo della stagione, come ci arrivate? Ah, siamo molto pronti, secondo me si vede in campo che giochiamo tutti i carichi nell'alto livello. Ecco, tu come stai? Che bilancio puoi fare fino a questo momento della tua stagione? Secondo me va abbastanza bene, volevo continuare a fare così perché okay, dopo classificarci è il più importante momento della stagione, no? Playoff, se volevamo andare sicuro avanti in semifinale e dopo anche in finale. Siete secondi in classifica, una posizione forse in attesa all'inizio della stagione. Come vi state godendo questo momento, ma anche come pensate di conservare questo piazzamento? Ah, sicuramente nessuno ha pensato che siamo secondi in questa parte della stagione, però secondo me squadra ha creduto nella prima partita e adesso siamo secondi con 2 o 3 punti avanti, però dobbiamo continuare a giocare così. Secondo me abbiamo bella possibilità per tenere questo secondo posto. Che difficoltà può crearvi Lubiana? Adesso basta fare 2 set, è una squadra forte, non ha giocato così bene in casa di loro, però secondo me anche loro alzano il livello perché se perdono vado a casa. Ti chiedo a proposito, domani sera ci sarà di nuovo la raccolta fondi per la Turchia, per la Siria, insomma, per le popolazioni colpite dal terremoto, anche questo è un momento importante. Sì, questo è molto importante perché abbiamo fatto anche partita contro Taranto e anche domani contro Ljubljana. Penso che avanti nel palazzetto c'è posti che dove raccoltiamo di soldi per aiutare perché c'è tante gente che sono fuori casa, senza casa e questo anche 1 euro aiuta un sacco per queste genti.